Ciao a tutti amici di Senza Giacca, siamo con Federico Perego, nuovo allenatore della UL, reduce appena dalla conferenza stampa di presentazione. Federico, le tue primissime sensazioni qui a Pesaro, intanto benvenuto. Grazie, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla presenza di persone durante la conferenza stampa, non mi aspettavo così tanta gente, per il resto Pesaro è una delle basket city italiane, quindi non mi aspettavo, mi aspetto una grande passione, so che ci sarà anche pressione, però è il lavoro che mi sono scelto. Quindi. Senti, 4 anni da allenatore, fra assistente, primo allenatore in Germania. 5. Eri veramente stanco di stinco alla birra e virus. Qui abbiamo la pizza Rossini. Sì, vabbè, a parte la pizza, in questo momento non sono più orientato sui prodotti dell'Adriatico. Perché facevamo macchinate di borse frigo per fare questo evento. Ascolta, prima in conferenza stampa hai detto la squadra in questo momento è in formazione, quindi in questo momento il mio pivot è Ario, non è che ci troviamo anche Cioppi come per lei. No, non lo so, mi sembra bisogna far lavorare pure un po' Roberto Benevento con Stefano. Ultimissime domande, se ti ricordiamo che qui da Pesaro è partito un allenatore che quest'anno come assistente è salito sul tetto delle NBA. Guarda, è anche passato da Desio prima, quindi come io questo lo tengo per me. Chiaramente so che mi siedo su una panchina che ha visto allenatori mitici della pallacanestro italiana e non solo. Quindi sarà un grande onore, ma so, come ho detto all'inizio, che dovrò meritarmi questo privilegio giorno per giorno. Ultimissima domanda, visto che è un dibattito molto attuale in questo momento nello sport, ti vedremo in panchina in tuta o con la divisa sociale? No, dovrò parlare, però almeno con le parete di solito lo fornisco un po' di eleganza. Grazie Federico per la disponibilità, in bocca al lupo per la mente. Grazie mille.